Una vera e propria scatola, cioè viene venuta letteralmente in questa busta. Abbiamo questo. Ma Shosha, perdonami. 3, 2, 1. È arrivata a 20.000 mi piace. Settimana prossima unboxiamo questa roba qua. Vi dico solo che va ad acqua. È enorme, gigantesco. Allora, abbiamo comprato questa mystery box. 1-4 pezzi di giocattoli, di fidget casuali, pacchetto di regali di mistero, scatola di sorpresa. 300 diversi fidget set, giocattoli antistress per bambini e adulti. Qua vedo un sacco di roba di fidget. Bello, veramente bello. Allora, 4,93 euro. Se state seguendo la serie delle mystery box, saprete benissimo che una volta su due abbiamo il 50% di possibilità di trovare un incula, oppure di trovare una roba decente, come ad esempio l'orologio di AliExpress che avevamo trovato l'altra volta, l'Apple Fake Watch. Allora, abbiamo comprato questo. Io onestamente mi sono fidato delle 5 recensioni degli 80 ordini. 5 recensioni, allora vediamo. Recensione dal Cile, da Israele, Canada, Canada e Cile. Al che mi sono fidato, l'ho comprata. Che cosa è arrivato? Degli stuzzicadenti. Cioè, la scritta è in cinese, non so se sia così o al contrario. Però leggiamo che c'è scritto qua nella recensione: come L, la nave molto veloce, ho solo pensato che sarebbe venuto. Scatola, grazie. Accettare, ce n'ho. Uno non si è salito, a me un sacco di soldi. Ma vendono... Ma scusate un attimo, per il meme, ma su AliExpress vendono la roba dei me contro te? Cioè, voi pensate quanto sono famosi i me contro te? Fanno pure la roba cinese dei me contro te? Cioè, non ci credo. No, vabbè. Buon compleanno, Camils e Aurora. No, beh, follia. Incredibile. GG. 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 Detto questo, che cosa abbiamo comprato? Ah, sì, finalmente ve lo posso mostrare. Il pacco. Il pacco che è arrivato a casa, insomma. Che ste a sto giro, raga. Per 4 euro io, siccome non ha un vero e proprio diciamo, una vera e propria scatola, cioè viene venuta letteralmente in questa busta, abbiamo questo. È una specie di pistola di tipo un lancia qualcosa. Credo che sia un lancia stuzzicadenti. Ok, di solito questa roba qua si costruisce in legno, a noi ci è arrivata in metallo. Vabbè, apriamolo. Intanto dobbiamo vedere se funziona, soprattutto se effettivamente buca eventuali scatole o robe. Questo è, abbiamo questi stuzzicadenti. Questi stuzzicadenti, tra l'altro, sono quelli, come leggete dalla scritta, topolino, condizionatore serpente, T serpente, S J, condizionatore, lavandino, mobiletto, mensola, mensola con cappuccio, tigre, elefante, J, T, Gustavo Ramirez, gondola, gondola con freno a mano, nave da traino, cavallo. Cosa vorrà dire? Me lo dovrete dire voi nei commenti. Allora, questi sono gli stuzzicadenti, quelli modificati. Praticamente non sono stuzzicadenti classici, ma sono stuzzicadenti che in teoria dovrebbero avere appunto la parte qua tagliata. Perché io credo che praticamente questa roba qua debba essere tipo agganciata in qualche modo qui per essere sparato. Vabbè, lo scopriamo subito. Allora, questo è il nostro pezzo di metallo. Letteralmente questa cosa, tra l'altro, si può costruire anche in casa. Mio nonno lo faceva tipo di legno con le mollette, che funzionava tipo da grilletto. Questa roba ovviamente è un giocattolo, però infatti non credo neanche che buchi. Però è figo perché sembra un canne mozze. Allora, intanto dobbiamo capire come funziona. Cioè, praticamente io infilo lo stuzzicadente qui. E poi? Non spara. Cioè, non abbiamo il gancetto. C'è una freccia. Che cosa ci sta ad indicare? Qua c'è sta roba, credo che dobbiamo tirare indietro qualcosa. Tipo, sta roba qua, io vedo che qua c'è un blocco. Secondo me dobbiamo tirarlo indietro. Tipo così. E poi così dobbiamo sparare, vediamo. Allora, vabbè, a questo punto io credo tiriamo. Porco, minchia, ma è durissimo. Mi sono spaccato il dito. Per tirarlo, ragazzi, vi si spacca lui. Porco, minchia, mi si è spaccato davvero. Ma porco due. Vabbè, per amore della scienza. Allora, quindi praticamente io metto questa roba qua. Io metto questa roba qua e in teoria dovrebbe partire il insomma. Ma porco, l'ho pure missato. Che mira di me. Vediamo a che velocità esce. Cerchiamo di provare a capirlo. Ma è figo. Allora, abbiamo registrato il video. Minchia, raga, ma parte veloce. Questi sono 240 fps, raga. Boom. Con anche rinculo da scoppio. Benissimo, benissimo. Allora, tra l'altro miss incredibile. Voglio capire se mi buco la mano. Allora, uno stuzzicadente l'ho perso, quindi io direi di provare a bucarci la mano con insomma, spero che non accada, insomma. Allora, carichiamo lo stuzzicadente. In teoria non mi si dovrebbe bucare la mano, in teoria, che io sappia. Porco
Allora, non mi si è bucata la mano. Tra l'altro, come vedete, questi sono i calli da palestra, i calli gialli da palestra, perché non uso i guantini. Però non ti buca la mano, quindi da questo punto di vista siamo safe. Non è mica come questa roba qua, la fionda che dobbiamo ancora utilizzare in giardino per vedere se spacca i vetri utilizzando delle dei proiettili di metallo. Questa roba, secondo me, non ha neanche la forza di bucare. Oltre che la plastica, secondo me la carta igienica non la buca. Secondo me il cartone non lo buca. Scopriamolo. Allora, cartone di test. Questo è un po' duro, onestamente. Non credo che lo vada a bucare. È un cartone abbastanza spesso, quindi credo di aver preso un gioco che serve, credo, solo per bucare gli occhi. A meno che voi non ci mettiate, ad esempio, uno stuzzicadente a parte che possiamo farlo doppio, uno stuzzicadente di metallo. Allora, testiamo la potenza del nostro spara stuzzicadenti di AliExpress. Secondo me non funziona assolutamente. Cioè, non è che non funziona, però questo pezzo di cartone, secondo me, è troppo duro. Cioè, nel senso, non credo che neanche lo buchi. Testiamolo subito. 3, 2, 1. Bruh. Ma si è incastrato. No, e si è incastrato. E si è incastrato ancora. Ma è totalmente ma raga, ma fa schifo. Ma è tutto rotto. Pure gli stuzzicadenti sono storti. Non sono perfettamente dritti. Riproviamoci subito. Allora, 3. Aspettate, qua bisogna calibrare tutto bene, perché qua si parla proprio di millimetri di errore. Incredibile. Allora, 3, 2, 1. Fa questo buchino, diciamo, abbastanza cringe. Cioè, che non si può definire buco. Quindi, prodotto del piffero. Allora, a livello costruttivo, come vedete, è abbastanza carino, insomma. Solo che non ha alcuna funzionalità. Però, quello che mi chiedo io è questo. Sarà lo stuzzicadente una merda? Oppure questo non ha assolutamente alcun tipo di gittata? Testiamolo subito con la nostra fionda. Cioè, io ho comprato sta cavolo di fionda da 4 euro, che è letteralmente una fionda. E voglio vedere se, cioè, se sparandola li vuole. Continua a bucare la fionda. Servo, sono un fallito. Non si può fare questo test. Non si può fare questo test. Ultimo test. Porco da... Hai bucato la mano. Sì, perché come vedete questa fionda è molto forte. Il problema è che se ci metti gli stuzzicadenti, cioè, ti buchi fondamentalmente la mano. Quindi questo... Oddio mio, oddio mio, oddio mio. Si è pure... No, vabbè, porco il cazzo. Benissimo, signori miei. Allora, abbiamo preso un'incredibile scammata. 4 euro per sto coso qua di metallo che non funziona in alcun modo. Cioè, è uno spara stuzzicadenti. Voglio vedere fino a quanto arriva. Voglio vedere almeno se alla porta ci arriva. Cioè, voglio... No, sono curioso. No, ragazzi, perché sono curioso. Cioè, voglio vedere se almeno alla porta arriva. Però guardate quanto è sto... Cioè, guardate quanto è storto sto stuzzicadenti. È mezzo mangiato. L'avrà mangiato. Chi? Madonna, ma è mezzo mangiato sto stuzzicadente. Ma è ovvio che non ha. No, cambiamo stuzzicadente. È davvero troppo storto. Stuzzicadente quasi perfettamente dritto. Allora, riproviamo. Proviamo a metterlo nell'altra bocca. Cioè, almeno un metro di gittata ce l'abbiamo. Proviamo. 3, 2, 1. Arriva. Il mio dubbio adesso è il seguente. Ma riesci a bucare Mike Sciosha? Mike Sciosha, perdonami. Per il mio esperimento loco. Allora, abbiamo posizionato mio cugino sulla porta. Ora, vediamo e proviamo a scoprire se questa roba qua buca mio cugino. Cioè, è brutto da dire, però il senso è quello. Anzi, facciamolo doppio. Con doppio stuzzicadente. Quindi uno stuzzicadente di qua e uno stuzzicadente di qua. Per avere doppi stuzzicadenti e doppia probabilità di bucare. Vediamo se funziona. Ovviamente questo non dovete farvelo negli occhi, perché lì effettivamente è pericoloso. 3, 2, 1. Mito sfatato. Questa roba qua non buca mai Sciosha. Che cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che questa roba qua non serve assolutamente niente. È un oggetto carino che finirà probabilmente nelle mani di qualche bambino in giro per Milano. Lo lancerò in un cestino perché non ha alcun senso. È carino, c'è anche un dragone. Non so se l'avete notato, ma c'è un dragone su questa parte qua. C'è una specie di draghetto che però non è messo a fuoco perché mai Sciosha. Ok, come vedete c'è una specie di draghetto qui, questo, no, non è un draghetto, questo è il simbolo degli Stark, è un cazzo di lupo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, Mystery Box fallimentare, cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo video.